Passo la parola a Andrea Baldassarri. Andrea Baldassarri è attore, danzatore freelance di Monte San Giusto, Macerata, curioso delle arti, fotografo, viaggiatore. Ha un percorso formativo e professionale articolato. È laureato all'Accademia di Belle Arti, per il palcoscenico si è formato in particolare con gli ex componenti della Sosta Palmizzi, ha lavorato nella compagnia Abbondanza Bertoni e poi ha collaborato con Tommaso Monza, insieme al quale crea diversi lavori. Il linguaggio che lo caratterizza è il teatro danza. Andrea? Sì, ciao a tutti, mi sentite intanto perché Sì, ti sentiamo. emozione. Ringrazio tutti, cioè vi ringrazio per questo invito. Io inizio, cioè vorrei rispondere alle sollecitazioni che ci avete dato raccontando un po' la mia esperienza, quindi parlo direttamente di quello che sono io, di come ho vissuto questo periodo. Allora, innanzitutto risiedo a Monte San Giusto, nelle Marche, una regione che amo molto. Ma lavorativamente parlando sono nomade come molti in questo mestiere e quindi devo spostarmi ogni volta in base ai progetti, vivo nel luogo dove il progetto prende forma e raramente mi è successo di lavorare qui in regione. Detto questo, appunto per collocarmi un attimino, come ho vissuto questo periodo? Chiaramente un periodo assurdo è stato un terremoto per tutti. Io l'ho vissuto con grandi alti e bassi. Ho avuto momenti di slancio in cui ho aderito alle varie proposte, iniziative di solidarietà, di uniamoci e facciamo sentire la nostra voce, cosa che assolutamente serve. Cioè, ci sono appunto manifestazioni oggi pomeriggio, comunque c'è il gruppo lavoratori dello spettacolo, lavoratori della danza, ce ne sono tanti, eccetera, e va benissimo. E poi però in questo periodo ho anche avuto momenti in cui sono crollato completamente, sia per un discorso di cavolo, ma che cosa succede effettivamente, e altri momenti in cui ho detto no, mi metto a dipingere le persiane di casa. Perché? Perché ho preso dall'inizio un po' questa cosa dicendo magari è anche un'opportunità, no? Magari è un'opportunità per fermarci un attimo, capire quello che sta succedendo, che cosa facciamo, che cosa abbiamo fatto, eccetera. E infatti mi è piaciuto molto pensarla così, come opportunità che ognuno poi vive e ha vissuto come meglio ha creduto. E non è stato facile in realtà anche dire, ah no, cavoli, mi rimetto a studiare, a ricercare, apro gli archivi degli hard disk, no? Mi prendo il mio tempo, però poi ho assistito a dei fenomeni. E anche lì è stata curiosa la cosa, perché da subito ho visto tutto il fenomeno delle dirette Facebook, Instagram, così. E quello è stato un po', non dico scioccante, però mi ha colpito molto, perché a un certo punto tutti erano diventati maestri, tutti dovevano dare un contributo, che va benissimo. Io parlo chiaramente dal mio punto di vista, poi senza voler offendere nessuno. Però io mi dicevo, ma è possibile che io non posso avere un mio tempo per capirlo questo tempo, no? Per dire anche sto in mezzo a un mare, sto in mezzo a una tempesta, sto in mezzo e qualcuno sente il dovere di dovermi, tra virgolette, aiutare. Non so poi se si vedeva, se chi lo faceva lo vedeva anche così. E poi l'altro fenomeno che è venuto subito dopo è questo in realtà, lo Zoom. Cerchiamo le soluzioni, che va benissimo a livello comunicativo, però quando si è cominciato a parlare anche di spettacolo online, la danza, le lezioni, eccetera, eccetera, va bene come palliativo, però io per come sono fatto non mi ci metterei neanche a pensare come problematica, come soluzione per il futuro. Ecco, è una cosa che ci fa comunicare adesso e va benissimo. E in tutto questo io continuavo a dirmi, questo tempo sarebbe molto bello che davvero lo sfruttassi per ripensare un po' le cose, riguardarle fondamentalmente. Mi sono messo un po' ad osservare, appunto, e un'altra considerazione che ho fatto è spero davvero che questo terremoto porti a un cambiamento vero, a un cambiamento di quello che era il sistema spettacolo, teatro, danza che sia, che
che c'è stato fino adesso, perché sappiamo tutti, un po' perlomeno dalla mia esperienza, che il sistema che c'era finora in cui mi sono imbattuto era le residenze, presentazione di studi e va benissimo, però tutto il discorso della categoria under 35, per i più fortunati avevi dei debutti, però tutto inserito in una dinamica di corsa, di macinare, correndo di fretta, vai, cambia, facciamo, facciamo, facciamo. E quello che verrebbe presentato come aiuto alla ricerca, aiuto ai giovani, eccetera, per come la vedo io, non vorrei dire eresie alle orecchie di qualcuno, è un sistema che ormai non serve più, nel senso che non è un vero aiuto, perché gli allestimenti spesso sono frutto di compromessi, si chiede di fare tante cose brevi e poi via, eccetera. Questo da un punto di vista. L'esempio molto chiaro che ho vissuto sulla mia pelle è un duo di teatro danza che ho fatto con Tommaso Monza e che ringrazio anche Antonio perché ci avete ospitato all'Hangarfest nel 2015. Quel duo con tematica migranti, noi l'abbiamo poi lavorato nelle varie residenze, bando cura, eccetera, per 3 anni. Un lavoro di 3 anni che ha avuto un debutto come spettacolo compiuto e poi di fatto è morto. Perché? Perché la vita ci porta così. Non lo so, per me c'è stata una grande ricerca di contenuto, di forma, di anche modalità di movimento e modalità e forma estetica che ha trovato così. Però poi, dopo il debutto, l'esperienza che ho fatto io è stato un anno a far telefonate, a mandare mail, eccetera, senza avere interlocutori, senza avere risposte proprio. Quindi questo è il sistema che io ho trovato in Italia e che, spero sinceramente, cambi. Vado un po' a chiudere dicendo cosa ti aspetti per il futuro? Viva! Se potessi fare... Allora, secondo me, molto semplicemente, come tutte le grandi catastrofi della storia, come ci ha insegnato la storia, appunto, questo periodo passerà. Lo supereremo in qualche modo, se non è quest'anno, sarà il prossimo anno, nel 2021, forse nel 2022, molto probabilmente torneremo a poterci abbracciare sul palco, in scena, poterci dare dei baci, poterci sentire il sudore, perché suppongo, spero che sarà così, se no saremo tutti morti. Detto questo, intanto troviamo dei modi diversi, per carità va bene, però poi a me piacerebbe, detto questo appunto, non credo che vada in tilt il sistema, quindi riprenderà in qualche modo, ma il mio timore è che vada sprecato questo tempo di crisi che stiamo vivendo, sprecato nel senso che non si utilizzerà per poter costruire qualcosa completamente di nuovo. La sensazione che ho io, ma parlo di sensazione perché, ripeto, è un punto di vista assolutamente personale, la sensazione è che adesso tutti cerchiamo di rimanere un po' a galla attappando un po', no, le falle per far rimanere a galla qualcosa. E invece la grande opportunità che avremmo è quella di dire, cavoli, è esplosa una bomba atomica, tutto quello che sta succedendo, vediamo che cosa, come può ricostruirsi il sistema, l'intero sistema. E io personalmente, nel mio piccolo, perché è vero che poi tutto questo passa per normative, per i movimenti, con presentare alle istituzioni, eccetera, però poi io guardo il mio piccolo, come l'esempio che ho fatto prima, no? Sono io che creo qualcosa, devo avere qualcuno con cui relazionarmi. Quindi il mio desiderio per il nuovo sistema teatro e danza è quello di poter avere un interlocutore, cioè sapere con chi posso parlare, presentare il mio progetto, presentare una ricerca che sto facendo e avere in qualche modo la tutela per poter portare avanti con dei tempi giusti e con dei modi giusti un progetto che io vorrei curare e poi presentare. Ehi, Andrea, abbiamo terminato il tempo, siamo andati oltre, se vuoi dire l'ultima cosa. No, no, ho corso tantissimo, ma ero fatto degli appunti perché sennò mi perdo, anzi, ma vorrei dire un'ultima cosa così, che mi ero segnato a metà, poi non so,
Me la sono persa, che in realtà appunto in tutto questo, cioè, mettendo da parte il discorso chiaramente drammatico della salute e dei problemi lavorativi che crea a tutti, anche in qualche modo questo periodo affascinante, è affascinante per quanto è assurdo, cioè vedere delle città vuote o vedere gli animali e la natura che riprende un po' gli spazi, nell'assurdità di questo surreale. Ha una sorta di fascino e questo è per me un motivo anche di dire, cavoli, smettiamola di correre, di andare, no? Di dire faccio più dirette possibile perché sennò rimango indietro. Boh, spero che riusciamo a prenderci un tempo anche per questo. Ok, grazie mille. Grazie a voi. Grazie Andrea.